Amici telespettatori, eccoci con Polifemo, una puntata particolarmente ricca, un contenitore di spunti, di argomenti, quegli argomenti, quelle istanze di cui voi siete destinatari e protagonisti perché raccogliamo appunto le vostre esigenze. Partiamo da un seminario di aggiornamento che appunto è stato organizzato da Confartigianato Taranto con riferimento alla nuova disciplina, al decreto sui fluorurati, una necessità di adeguarsi appunto a queste nuove normative, ai nuovi standard di sicurezza, di rispetto dell'ambiente, ma è stata anche un'occasione per scoprire la galassia di Confartigianato, di conoscere molti suoi iscritti, molti suoi dirigenti, capire la funzione, il ruolo, la specificità di una fondamentale, importante organizzazione di categoria come Confartigianato, che ha una responsabilità enorme, appunto quella di seguire, appunto di dare manforte agli iscritti che poi sono quelli che operano nel settore, penso al discorso dell'impiantistica, e quindi un servizio al cittadino. Ecco, il servizio al cittadino è la mission di Polifemo. La dottoressa Claudia Sadesi, segretario generale della Camera di Commercio di Taranto. Parliamo con lei del registro telematico nazionale, la nuova banca dati gestita dalla Camera di Commercio per F-Gas e apparecchiature contenenti F-Gas. Quindi un intervento dal punto di vista telematico per così dire, codificare, per disciplinare telematicamente questa nuova realtà, queste esigenze derivanti dalla nuova normativa. Sì, un importante intervento a livello normativo perché consente attraverso il sistema telematico, il registro nazionale telematico che per puntualità devo riferire viene gestito dalla Camera di Commercio regionale, ovviamente con il supporto di formazione e informazione anche delle singole Camere di Commercio territoriali, però è la Camera di Commercio regionale che riceve le iscrizioni. Importantissimo intervento normativo in quanto attraverso il registro nazionale vengono tracciate tutte le attività che correttamente sviluppano la loro attività, quindi tutti gli eventi che non siano tracciabili nell'ambito del registro nazionale potranno essere indicati come non potenzialmente attivabili sul territorio. Quindi tutto ciò consente una trasparenza e su un argomento che è particolarmente sentito su tutti i territori, nel nostro a maggior ragione, perché i gas fluorurati, il cui registro viene istituito, in buona sostanza sono altamente inquinanti e quindi è importante che la gestione venga fatta da imprese che hanno le certificazioni e che possono correttamente esercitare la loro attività. Sul sito www.ecocamere.it è possibile trovare documentazione e informazioni. Il primo passo è accedere al sito www.fgas.it, che rappresenta l'area pubblica del registro telematico. Nella sezione registro è possibile consultare l'elenco degli organismi accreditati e delle persone e delle imprese iscritte al registro. La compilazione della pratica telematica è assistita da una guida online, visibile utilizzando l'apposito pulsante. L'applicazione recupera dal registro imprese tutti i... Oggi è tutto in rete ed è giusto che sia così. Ecco, parliamo di questo rapporto, diciamo, attraverso la rete tra il dato nazionale e quello locale, quelli locali. Certo. Il registro di fatto ha un'accessibilità molto semplice. Attraverso il sito che si chiama www.fgas.it, con un accompagnamento al soggetto che vuole iscriversi, ci sono tutta una serie di indicazioni che aiutano il singolo imprenditore all'iscrizione. Ovviamente il registro è nazionale, quindi è accessibile da ogni territorio e da ogni computer, perché la consultazione è per il singolo cittadino, cioè il soggetto che richiede un intervento da parte di un'impresa, faccio un esempio molto banale,
per la sostituzione del gas nell'ambito dell'impianto di condizionamento a casa, in buona sostanza tramite la consultazione del registro può sapere se quell'impresa esercita correttamente la propria attività perché è certificato a livello nazionale attraverso organismi che siano di qualificazione dell'impresa stessa. Questo è il fatto principale. Oggi voglio partire da un punto zero, nel senso che non parto già da un discorso con un'evoluzione, ma mettiamo un punto zero e cerchiamo di capire qual è il motivo di questa normativa, di questi cambiamenti, di questi obblighi. Questa normativa con l'842 è partita intorno al 2006, anche col 303 del 2008, diciamo siamo un po' in ritardo ad affrontare oggi, perché ancora oggi c'è gente che prende il patentino, che ci si certifica, perciò... Angelo Marzia, artigiano, componente di Confartigianato, dirigente della stessa organizzazione di categoria. Stiamo parlando di gas fluorurati e qui vogliamo però incentrarci sul rapporto che c'è tra voi operatori del settore, voi installatori e appunto la funzione di Confartigianato, perché ovviamente vi sono nuove normative, vi sono nuove esigenze e quindi questo rapporto forte tra il singolo operatore e l'organizzazione di categoria è più che mai fondamentale. Sì, tengo a precisare che faccio parte del gruppo installatori, manutentori di caldaie a gas, impianti elettrici e climatizzatori. Se creiamo e facciamo gruppo per affrontare le problematiche delle nuove normative, dell'evoluzione che c'è nel nostro lavoro, tutto questo ci sembra più facile se siamo diciamo affiliati a un ente, in questo caso nella Confartigianato, dove ci fa da sponda e da supporto in qualsiasi problematica che noi abbiamo. Dunque è inutile andare da una parte o dall'altra, cerchiamo solo di fare gruppo per affrontare meglio le nostre problematiche e per avere un futuro naturalmente più spianato con queste agevolazioni che la Confartigianato ci pone. Noi stiamo pagando sanzioni all'Europa proprio perché il nostro periodo è stato troppo transitorio e per attuare questa normativa ed assorbirla a livello nazionale siamo stati più lenti rispetto ad altri paesi. Anche perché, ripeto, le normative sono tante e varie, ci sono degli adeguamenti e quindi è opportuno che vi sia un ente, vi sia una realtà organizzativa che ovviamente in un certo qual modo vi orienti anche. Spalla, diciamo, in questo, perché purtroppo l'evoluzione del mercato ci porta tante problematiche, affrontarle come singola persona non ci porta da nessuna parte, mentre affrontarle in gruppo con un Confartigianato alle spalle che ce l'ha belle larghe ci propone di affrontare qualsiasi problematica e di spianarci la strada. Ecco perché a volte ci vediamo arrivare delle situazioni molto rigide, molto dure, questo perché a livello europeo ci dobbiamo allineare a determinate situazioni. Per esempio, generalmente l'evoluzione di un impiantista, perché penso che oggi ho a che fare con la maggior parte degli impiantisti, non ci sono frigoristi puri, parlo di refrigerazione. Per avere un quadro, una visione completa d'assieme sulla nuova normativa inerente ai gas fluorurati è giusto anche confrontarci con gli imprenditori e quindi ho al mio fianco Sonia Cuscito che opera appunto nel settore. Quali le difficoltà per voi imprenditori dinanzi a questa nuova normativa? Perché una novità ovviamente comporta un adeguamento. Come vi state muovendo in questa direzione? Sicuramente chiedendo la collaborazione delle associazioni di categoria, che sono le uniche a potersi interfacciare sia con gli operatori locali che con chi legifera e chi può fare modifiche a livello nazionale ed europeo. È importantissimo perché dobbiamo essere consapevoli in quanto imprenditori locali, nella situazione tarantina è anche una situazione molto difficile e delicata, ma anche come operatori proprio per i nostri clienti, che la formazione
è indispensabile, e avere dei referenti preparati da poter contattare e a cui poter fare delle domande, che sono la sostanza poi della nostra formazione, è una cosa indispensabile. L'evoluzione, diciamo, di un artigiano è stata fatta in base a assunzioni, discepolo, perciò guardo il mio maestro come lavora. Antonio Gasparro, dirigente di Confartigianato Taranto, per quanto riguarda l'impiantistica, come vi state muovendo rispetto a queste normative? Stiamo cercando normative inerenti ai gas fluorurati, stiamo cercando di fare appunto un'analisi a tutto tondo, ascoltando registrando il ruolo dell'organizzazione di categoria, il ruolo degli operatori, il ruolo degli imprenditori. Innanzitutto l'associazione è quella che ci tutela, la prima cosa da dire. Poi c'è il fatto che effettivamente la giornata di oggi rappresenta un momento per effettivamente espletare almeno a dei problemi che si sono presentati con le nuove normative. Vorrei lavorare, l'azienda che io voglio aprire, mi manca, diciamo, questa lettera, mi manca l'elettrico, come faccio, come funziona, devo prendere un responsabile tecnico per quanti anni, eccetera. Questo cambierà. Diciamo che quello che si avvierà a livello scolastico andrà poi a formare quello che sarà l'artigiano e l'imprenditore al contempo del futuro. Andiamo proprio nello specifico, quali sono le problematiche più scottanti, tra virgolette, che hanno comportato un maggiore impegno e adeguamento da parte vostra? Allora, noi come associati eseguiamo giornalmente, cioè periodicamente, dei corsi di aggiornamento e di verifica dei nostri requisiti, mentre sul mercato purtroppo c'è una grossa percentuale che oramai tende a fare il nostro lavoro senza avere questi requisiti di cui parliamo. Grazie alla categoria, grazie all'associazione e all'impegno che mettiamo scusate, tutti quanti per essere presenti proprio per tutelare questo tipo di problemi, riusciremo a svolgere e ad arrivare alla conclusione che effettivamente si deve, chi ha effettivamente dei requisiti e delle basi per poter effettuare e poter recepire queste nuove normative deve andare avanti. Una maggiore professionalizzazione del settore, una selezione all'insegna della professionalità. Esatto, sì, effettivamente è proprio quello. Difatti la cerchia, noi pensiamo che in questo modo si restringerà, in modo da dare opportunità a chi fa dei sacrifici, a chi da anni oramai ha riposto nelle normative nuove la propria attività, per poter fare e svolgere nel migliore dei modi. Le lettere verranno acquisite in base a delle scuole, delle certificazioni, dei corsi, perciò delle guide tecniche ben precise, per riuscire poi ad espletare un lavoro che sia quello dell'elettricista, quello dell'impiantista. Vincenzo Notari Stefano, dirigente di Confartigianato Taranto, ovviamente nel settore dell'impiantistica. Stiamo parlando di gas fluorurati, delle problematiche inerenti, ma vogliamo fare un discorso un po' più ampio, cercando di comprendere le esigenze, le difficoltà di chi opera in questo settore, magari anche zona per zona, perché si parla di Taranto, ma si parla della sua provincia. Lei viene da Mottola. Ecco, le difficoltà, le aspirazioni, come poter assolvere al meglio alla vostra funzione, che non è solo una funzione, diciamo, dell'imprenditore che fa impresa, ma svolgete un ruolo importante di servizio alla collettività, con una mission che è quella della sicurezza. Certo, noi oggi aziende che comunque siamo nel settore da
molti anni, ci troviamo ad affrontare una situazione molto drammatica, chiamiamola così, perché la realtà dei fatti è quella, perché noi che abbiamo fatto corsi, studiato, patentino e quant'altro, varie qualifiche, riconoscimenti, aggiornamenti vari, il problema di base più grosso è che ci dobbiamo confrontare con chi non ha nulla in mano. Oggi ciò che si chiede maggiormente allo Stato è più controlli e verifiche per queste persone in tutti i sensi, perché alla fine realmente noi non ci sentiamo protetti, dobbiamo rispettare tutto, però realmente dici sì, io devo fare quello, devo fare quello, devo fare quello. Chi ha operai, tipo io ho un'azienda con 4 operai, comincia a diventare difficile anche mantenere i 4 operai, perché rispettare tutte le normative vuol dire avere costi. Oggi mantenere i costi vuol dire che i soldi devono entrare. Chi di voi non è un idraulico puro, nel senso che cerca di affrontare tutta, è un tecnico, mi capisce, cioè nel senso quanti corsi è andato a fare perché è cambiato quel prodotto o è cambiata quella situazione, o devo essere più informato su quest'altra? Aumentato il livello di tecnicismo. E qui possiamo aprire il discorso per condannare e davvero marginalizzare, eliminare il fenomeno dell'abusivismo, perché chiaramente quando parliamo di sicurezza certe attività devono essere poste in essere da soggetti che hanno, come dice lei, una qualifica, che hanno fatto dei corsi. Chi si improvvisa, oltre a violare la legge, crea problemi di sicurezza. Certo, oggi il problema di base è proprio quello, perché chi è improvvisato pensa di sapere tutto e saper fare tutto. Il cliente finale, alla fine, ciò che vuole, perché la crisi è quella che è, il cliente finale vuole comunque risparmiare, per cui noi ci troviamo a lavorare molto meno e complessivamente stiamo perdendo tanto, nonostante i nostri supporti, tipo la Confartigianata e quant'altro, tipo la riunione vi sostengono, vi supportano quant'altro, però il problema è sempre lo stesso: dobbiamo combattere con il lavoro nero, per cui bisognerebbe fare qualcosa per ridurre questo lavoro nero, se eliminarlo proprio, l'aspirazione massima. E questo devono fare le forze, le istituzioni. Possiamo fare sicuramente noi. Per il resto noi continuiamo ad andare avanti, perché comunque dobbiamo lavorare. Però ciò che si chiede appunto allo Stato, alle autorità e quant'altro, è di darci una mano in tutti i sensi. Si parla di agevolazioni fiscali per mantenere gli operai e quant'altro, però normalmente le agevolazioni chi ce le hanno? Le grosse aziende, che tengono operai un anno, due anni e poi li mandano via. Noi che abbiamo operai fidelizzati da 10 anni, oggi ci tocca mantenere dei costi molto elevati, e quella è la situazione. Allora, proprio per questo motivo noi oggi ci troviamo ad affrontare quella che è, per esempio, come in questo caso, la situazione dell'F-Gas. In questa sede, nell'incontro relativo alla normativa e ai relativi adeguamenti per appunto i gas fluorurati, stiamo conoscendo il mondo, la galassia di Confartigianato, e ho qui al mio fianco Giuseppe Scacchetti, che è appunto il responsabile provinciale e regionale di Confartigianato per quel che riguarda il settore, il comparto degli elettricisti. Beh, parliamo di queste difficoltà, perché voi siete degli imprenditori, l'artigianato fa muovere l'economia, la piccola impresa è il primo, io dico, ingranaggio, no? Che mette in moto un settore più ampio. Si vive la crisi a livello nazionale, regionale e in modo particolare a Taranto. Come si fa ad andare avanti? Dovendo appunto far quadrare i conti, dovendo assicurare ovviamente la regolarità degli stipendi ai dipendenti, dovendo garantire ovviamente degli standard di sicurezza per l'utenza.
Si va avanti per quello che si può, diciamo, perché come lei ha detto prima ci sono molte difficoltà e proprio per questo noi di Confartigianato siamo molto vicini agli artigiani, quindi facciamo questi corsi affinché l'artigiano si senta comunque tutelato, sappia le normative, sappia andare avanti ed esporsi di fronte ai clienti. Quindi questo è il nostro punto, diciamo, forte, perché andando di fronte ad un cliente uno ci si distingue dalla massa che c'è intorno. La qualità che fa la differenza. Che fa la differenza è la nostra professionalità, ecco, è questo che fa la differenza di chi si accinge a fare questi improvvisa lavori, magari. Improvvisa. Anche perché poi, parliamoci chiaro, quando accadono sciagure, incidenti, e poi, come si suol dire, si piange il morto, si piange sul latte versato e magari si scopre che quell'impianto non era a norma perché era stato fatto alla carlona. Sì, infatti è così. E chi paga in questo caso? È innanzitutto il cliente finale, che forse non lo sa. No? Quindi perché poi l'utente finale... Immaginate un incendio, no? Cosa può succedere? In questo caso effettivamente chi paga poi il cliente finale, perché non è tutelato da un professionista che potremmo essere noi. Intanto facciamo i lavori a regola dell'arte, quindi veniamo a fare questi corsi apposta per sapere tutte le norme, cosa che un cliente finale o un semplice impiantista che lavori a nero non sappia fare, ecco, è questo. Per questo, come lei ha detto prima, ci distinguiamo proprio e andiamo avanti proprio per questa cosa qua, ecco. E noi di Confartigianato siamo molto vicini agli artigiani su queste informazioni e su tutto quello che la normativa e le leggi prevede in Italia, ecco, sì. L'R12 era un CFC distruttivo per l'ozono, assolutamente distruttivo per l'ozono. Alcuni refrigeranti venivano usati all'interno di bombolette spray per colorare, perciò diciamo che venivano rilasciati con una certa facilità e inconsapevolezza in ambiente. Giovanni Palmisano è il responsabile di Confartigianato Taranto per quanto riguarda il comparto dei termoidraulici. Dicevo, questa nostra presenza qui ci sta permettendo di conoscere appunto i vari soggetti che operano nei vari ambiti di Confartigianato. Parliamo delle problematiche del suo settore, dei termoidraulici, come si è evoluta negli anni l'attività e quali sono le difficoltà del momento. Indubbiamente c'è un'evoluzione continua e costante nel settore, quindi necessita anche formazione soprattutto, oltre che informazione. E oggi è una di quelle giornate dove parliamo anche appunto degli F-gas, che riguardano non solo noi ma anche i clienti finali, in quanto le varie aziende devono essere certificate secondo le nuove direttive. Questa dà garanzia all'utente finale di avere un'installazione fatta a norma e quindi garantisce anche il buon funzionamento poi degli apparecchi stessi. Noi regolarmente come Confartigianato abbiamo anche uno staff tecnico, infatti oggi è presente l'ingegner Pinto che collabora con noi da anni e ci dà appunto la dovuta formazione per essere appunto aggiornati. Il problema è che questi gas fluorurati sono molto dannosi per l'ambiente, fortemente dannosi. Infatti avete subito, chi di voi già un po' trattava il famoso R22, gas diciamo molto efficiente, perché a volte è anche difficile scomodare un nostro cliente che ancora ha lo split climatizzatore ad R22, perché diciamo sulla sua efficienza, sulla sua qualità di raffreddamento della macchina non si discute. Però
i vari protocolli che sono quello di Kyoto ci hanno obbligato a togliere le R22. Franco Basile, presidente del settore manutentori di impianti termici di Confartigianato Taranto. Lei opera nell'area di Martina e allora una doppia domanda. Intanto le difficoltà del settore, l'adeguamento alle nuove normative, le differenze rispetto al passato, magari a 10 anni fa, come si è evoluta, diciamo, la materia, e poi nello specifico come vanno le attività in quel di Martina, proprio nell'ottica di conoscere meglio il territorio. Lo abbiamo fatto con altri suoi colleghi prima, abbiamo parlato per esempio della realtà di Mottola, ora ci spostiamo in Valle d'Itria. Per quanto riguarda Martina, stiamo crescendo abbastanza bene, perché tutti con Confartigianato siamo riusciti a tutti i tecnici che operano sulle caldaie di fare aggiornamenti, corsi. Quindi con il nostro aiuto di Confartigianato siamo riusciti a creare un buon gruppo, e dove riusciamo ad intervenire facendo delle manutenzioni adeguate sul territorio, quindi avendo creato anche un gruppo di vari professionisti. Se vogliamo partire, il protocollo di Montreal che ci ha dato un passo per fare l'evoluzione dal CFC all'HCFC, perché diciamo era quella parte di cloro che veniva immessa nell'ambiente che andava a disturbare il mio ozono. Visto che oggi vi siete presi il tempo, abbiamo un po' di tempo per parlare, magari entro anche un po' più nello specifico, così vi può essere come pure di informazione generale, perché abbiamo l'ozono che è una tripolecola di ossigeno. Ecco Basile, rispetto a 10 anni fa, per esempio, cosa è cambiato? Beh, è cambiato tantissimo, perché prima ci si andava un po' sparsi per... Non c'era quella organizzazione, quella... Cioè, ecco, adesso abbiamo un buon gruppo dove riusciamo a organizzarci, a fare gruppo con... affrontare le nuove normative, le nuove discipline. Con Confartigianato siamo riusciti a organizzare vari settori, vari corsi, per unire e andare a fare manutenzione tutti insieme allo specifico. Il problema della CO2 è perché è una molecola che permane nell'ambiente, e il problema sta proprio là, perché se noi non vediamo il rifiuto non ci sensibilizziamo all'uso di questo qua, di quest'ultimo. Nicolangelo Vitella opera in quel di Ginosa, anche lui è appunto un operatore nel settore ovviamente dell'impiantistica, un manutentore di impianti termici. Parliamo, proprio nell'ottica di conoscere meglio il territorio e gli artigiani che sono i protagonisti dell'economia piccola ma fondamentale, pulsante, parliamo della realtà di Ginosa. È una realtà di circa 20.000 abitanti e in linea, credo, con il resto della provincia sul discorso delle manutenzioni, impianti gas. Cerchiamo di portare avanti gli adempimenti normativi, anche se è difficile al giorno d'oggi perché non ci sono i controlli, c'è sempre da combattere con i soliti problemi locali delle aziende che cercano di lavorare bene e si certificano e frequentano corsi di aggiornamento, e poi comunque ci si trova a fare i conti con la parte, diciamo, nera, oscura, che non viene a galla per via della mancanza, diciamo, dei controlli. Perché se io, diciamo, non tipo diversi casi che ci sono stati a Napoli, spazzature in mezzo alla strada, buttate in ogni dove, ci sensibilizziamo perché magari la vediamo nel nostro paese sporco e perciò cerchiamo di migliorarlo. Purtroppo ad oggi il migliore dei refrigeranti, perché poi arriveremo dopo, il refrigerante anche a modo suo non inquina nello stesso modo. Ovviamente, voi avete alle spalle una grande categoria che è quella di Confartigianato. Certo, Confartigianato ci aiuta molto in questo, diciamo, con la formazione, ci segue
nella formazione, ci aiuta nella preparazione. L'adeguamento anche alle normative. Come quello di oggi sul gas fluorurati. E quindi ci invita sempre a questi corsi per noi associati, è un grande aiuto che diciamo non siamo persi, diciamo. Lasciati a se stessi, rappresenta diciamo una guida puntuale in questo. Il problema è la CO2, il problema è che la CO2 inquina e non riusciamo diciamo a debellarla. Molti gas inquinano più di altri, tipo l'R410. Dobbiamo parlare di circa, per equivalere a un chilo, sto parlando solo un chilo di 410, stiamo parlando di circa 25-30 mila chilometri fatti con un'utilitaria. Cioè l'equivalenza di peso è quella. Altro manutentore, Luigi Loperfido, iscritto ovviamente a Confartigianato Taranto, titolare della Termogas. Parliamo di questa impresa, non per fare pubblicità all'impresa, ma per capire in che modo vi muovete. Operando sul territorio avete, come dire, il termometro della situazione. Beh, grazie a Confartigianato diciamo che ci siamo molto allineati a un comportamento diciamo nei confronti dell'utente finale abbastanza diciamo un po' uguale per tutti, in linea con le nuove normative, certamente, per cui un costante aggiornamento per tutto ciò che concerne appunto le nuove normative, la sensibilità per l'ambiente, per cui si sta sviluppando sempre di più e anche l'utenza diciamo finale, almeno per quelle che sono le mie esperienze. Devo dire che anche l'utenza finale sta rispondendo abbastanza bene, cioè hanno capito che ognuno deve fare il suo, indubbiamente. Certo, oggi la tecnologia e il taglio per i protocolli, perché i protocolli ci stanno obbligando a limitare le produzioni di refrigerante sempre più inquinante, come lo è stato l'R22 ad oggi. Se una macchina si rompe all'R22 siete obbligati a fargli un retrofit, cioè ad andare sul 422D, alternativo. Alcuni di voi usano ancora il 475. Ci sono tanti artigiani che hanno dato davvero la vita, il cuore, in tanti anni di attività. Ed era giusto ed è giusto che questa storia non finisca con il semplice pensionamento, ma è opportuno che tutto quel background, tutto quel patrimonio, io dico culturale perché artigianato vuol dire anche cultura del territorio, non venisse disperso, motivo per il quale è nata l'ANAP, l'Associazione Nazionale Artigiani Pensionati, e quindi qui ho al mio fianco Giovanni Lippolis, che è appunto il presidente provinciale per Confartigianato. Una esperienza, la sua, ultra decennale, tanti decenni, ora messa a disposizione delle nuove leve. Sì, buongiorno. Come è nata questa idea? No, l'idea è nata alla Confartigianato. Sì, no, dico da parte sua di mettersi a disposizione. Di mettermi a disposizione e poter, come ha detto poc'anzi, di mettere a disposizione questa esperienza che ho fatto nel settore, quindi con la consapevolezza di tutte le problematiche che possono essere degli artigiani e degli autonomi in genere, e cercare di diciamo di proseguire questa mia esperienza anche nell'accompagnamento delle problematiche che possono avere i miei colleghi anche dopo aver chiuso una guida. Una guida è diciamo prendere e fare proprie quelle che sono le opportunità che Confartigianato Nazionale mette a disposizione degli artigiani in genere. Il problema è che noi facciamo una guerra, scusi se lo interrompo, però parliamo di tanti, faccio tanti questi seminari che sono bellissimi dal punto di vista formativo, però il problema attuale nostro è che si producono tutti questi refrigeranti, quindi a scapito delle nostre
competenze, dobbiamo comunque sostenere i costi, aggiornarci, acquistare, acquisire nuove attrezzature, eccetera, eccetera, fare questo upgrade, se vogliamo, retrofit delle centrali piuttosto che splitto, impianti, eccetera. Però il problema è quello che oggi, ancora oggi, non esiste un'unità di misura che va a verificare che io sono certificato e posso operare su quelle macchine e poi mi devo scontrare con delle persone, delle figure che non hanno nessun tipo di attestazione, nessun tipo di, non hanno conseguito nessun tipo di titolo, di qualifica, però vanno a operare. Quindi io mi trovo a dover sostenere una miriade di costi eccessivamente alti, perché la certificazione FGAS ha un costo annuale, il mantenimento del patentino, la revisione delle attrezzature, tutte queste belle, bellissime cose, però non trovano logica, in quanto io mi trovo poi a scontrarmi con delle persone, degli installatori, dei tecnici, tra virgolette, che tutto sono purché tecnici, mi spiego, e quindi io mi sento preso per il sedere per non entrare. Altro non si sente tutelato. Ma come me penso tutta la classe, tutti i 60.000 agricolisti sparsi in tutto il territorio nazionale, quindi. E poi mi trovo dei colleghi che acquistano il gas dalla Romania, dove comunque in Europa è bandito l'R22, l'R12, l'R502, l'R311, che era altamente dannoso per il nostro ozono, però poi vengono comunque immessi nel mercato nazionale, anche questi gas. Vengono immessi illegalmente però, perché Lo so, però gli organismi che devono controllare, verificare e tutelarci, dove sono? Cosimo Accoto viene da Statte, è un altro dirigente di Confartigianato, sempre nel settore appunto delle manutenzioni. Parliamo un po' della sua attività, di come vanno le cose a Statte, perché ovviamente ci sono tante normative sempre in evoluzione, adeguarsi alle stesse, e stiamo cercando di fare così un'analisi la quanto più composita e completa possibile all'interno appunto della provincia di Taranto. Sì, allora io sono Cosimo Accoto, opero a Statte, ex borgata di Taranto, comune autonomo dei più giovani della provincia. Da 25 anni. Ma sempre l'ultima. Certo. E, niente, i problemi che abbiamo a Statte sono i problemi comuni un po' di tutta la zona, di tutta la provincia, direi anche quasi tutta l'Italia. Però quello che devo dire io, che trovo positivo, facendo parte di un'associazione di categoria, è una realtà che mi supporta molto nel mio ambito del lavoro, dove la continua evoluzione delle normative vigenti comportano un continuo aggiornamento, dove per piccole realtà come può essere la mia, che è una ditta individuale, l'utilità di un'associazione di categoria è veramente positiva, perché ci permette, mi permette di poter costantemente aggiornarmi su quelle che sono, ripeto, le normative, e mi aiuta nel settore da poter anche interagire col cliente finale, che spesso non ha la possibilità di poter essere aggiornato su quello che è l'evoluzione del campo. Quindi una giornata formativa come quella di oggi, che riguarda la gestione delle macchine, delle apparecchiature gas a effetto serra, è senz'altro una giornata molto estremamente positiva. E direi dovrebbe essere pubblicizzata molto di più anche a livello di cittadino privato, perché spesso mi accorgo, interfacciandomi con la gente, che il pubblico è ignorante, non che sia ignorante, ma non conosce le normative, quindi noi siamo da tramite. Tutta la gestione, la movimentazione di refrigerante avvenga qua, tutto quello che avviene fuori da qua è illegibile, è sanzionabile. Come l'attività di installazione, la macchina deve essere caricata con i documenti del proprietario dell'impianto. Qui vi fa vedere per esempio un libretto elettronico dell'apparecchiatura. Questo ci richiama un po' alla fatturazione elettronica che un po' tutti adesso abbiamo imparato ad usare. Vi fanno vedere gli esiti dell'intervento e lo stato dell'intervento. Perciò, se lo stato è negativo dell'intervento, rimane, diciamo, un documento, una persona, una via, un indirizzo che effettivamente
in futuro può essere soggetto a controllo. Complessività delle macchine, e parlo sempre di circuito frigo, non parlo delle singole, cioè spalla a spalla e a seguire, supera i 12 kW, stiamo parlando di circa oltre i 36.000 BTU. Se supera i 12 kW deve essere redatto il libretto di impianto e seguite le manutenzioni secondo il DM3708. Sono singole, sono al di sotto, perciò se l'ente territoriale provinciale, come per esempio io vi richiamo sempre Lecce, che ha istituito che non è 12 kW, perché la normativa se può essere, diciamo, può essere più restrittiva, non può allargarla ma può essere più restrittiva, ha deciso di mettere i 4 kW. Francesco Peluso, altro operatore nel settore degli impianti termici e ovviamente iscritto a Confartigianato. Parliamo delle difficoltà, delle evoluzioni del suo settore. Lei opera a Taranto. Sì, io opero a Taranto da tantissimi anni e mi occupo di installazione e manutenzione di impianti termici su Taranto, soprattutto caldaie. E niente, ultimamente su Taranto ci sono stati vari cambiamenti per quanto riguarda i controlli sugli impianti termici, in particolare appunto sulle caldaie. Ultimamente se ne è occupata, diciamo, la provincia di Taranto, che in questi ultimi mesi ha affidato il controllo degli stessi impianti a una ditta esterna che si è già insediata da pochi mesi, da gennaio, e che presto inizierà anche a fare i controlli, diciamo, sul campo. Chiaramente dobbiamo giustamente dargli del tempo. L'unica cosa che vorrei sottolineare, vorrei dire, è quella di pubblicizzare questa cosa, perché in pratica molti utenti ancora non sanno che dell'importanza soprattutto delle verifiche degli impianti termici, delle caldaie, e quindi fare un'informazione, una campagna pubblicitaria, un qualcosa che appunto faccia risalto proprio di questa cosa, ed è una cosa, insomma, importante che bisognerebbe fare. I 25, 18.000, vabbè, stiamo parlando di 18.000, cioè già tutte le attività, non so, punto SNAI mi rientra in quel discorso. Ovviamente tutto sta a vedere se l'impianto è fonte primaria. In attesa sempre di un regolamento regionale che dovrebbe poi unificare tutto. Perciò il comfort, le dichiarazioni del DM3708, cioè il mai refrigerante. Quindi che sono macchine singole, non si somma la quantità di gas? No. Ed inoltre, vabbè, questa è una piccola parentesi, il concetto legionella è stato preso nel mirino perché rientra all'interno dell'8108 salute degli ambienti. Abbiamo ascoltato tanti operatori del settore, abbiamo parlato del ruolo svolto da Confartigianato Taranto e siamo con il suo direttore Fabio Paolillo. E allora, una giornata in cui ci si è occupati ovviamente delle nuove normative, delle applicazioni inerenti appunto alla disciplina per i gas fluorurati, ma abbiamo parlato anche del ruolo di Confartigianato, del supporto che Confartigianato dà ai suoi iscritti. Il supporto che noi diamo da tanti anni è totale, sia dal punto di vista della formazione che dal punto di vista dell'organizzazione per svolgere determinati adempimenti. Le presenze di questa mattina sono la testimonianza di un apprezzamento da parte dei nostri iscritti sulla bontà del lavoro che stiamo facendo e soprattutto anche un apprezzamento sulla Confartigianato, e questo non può che essere di stimolo, darmi ovviamente ancora di più stimolo per fare ancora di più. Una materia, quella soprattutto nell'impiantistica, che si evolve, perché ovviamente ci sono degli standard da garantire, standard di qualità, standard di sicurezza, standard appunto di
tutela ambientale. In questo voi supportate proprio materialmente i vostri aderenti. Possiamo dire con tutta tranquillità che oggi questo settore rappresenta una delle eccellenze per quanto riguarda l'economia tarantina. Ovviamente nessuno lo sa, nessuno ha questa percezione. Solitamente il settore artigiano è un settore silente, testa bassa e lavorare, raramente no, viene valutato per quello che è. Però se vediamo, questa città si sta mantenendo grazie alla piccola impresa, questa comunità si mantiene grazie al, e questa economia si mantiene grazie al grande apporto che sia anche dal punto di vista occupazionale che danno le piccole imprese. Confartigianato, per quello che può fare, sta a fianco di queste imprese per portarle sul sempre più avanti nello sviluppo, nella preparazione, nella formazione e anche in quelle caratteristiche che le stava dicendo, cioè il fatto di adeguarsi a queste continue standard. Tenga presente che la giornata di oggi è una delle tante giornate di formazione che Confartigianato fa, cioè fa parte di un programma annuale che noi abbiamo, ovviamente su materie specifiche e su normative che hanno una continua evoluzione. Deve essere garantita secondo l'8108, cioè lì si parla di sicurezza degli ambienti di lavoro, cioè non parlo del privato, si spera magari che vada nel privato, perché a volte trascurare quelle macchine, cioè si parla di legionella, perciò di pulizia, attuazione. I bambini sono tutti interessati. Sì, ma mi perdoni, al di là della manutenzione ordinaria annuale che viene effettuata, a livello documentale, 5 macchine singole. Direttore, abbiamo sottolineato l'apporto e il supporto di Confartigianato, ma Confartigianato è una realtà a livello dirigenziale molto ma molto ampia, vari soggetti che magari anche dietro le quinte hanno un ruolo fondamentale. Lei è il direttore, poi c'è anche il presidente D'Amico. Certamente, il presidente D'Amico è a capo da tanti anni della nostra associazione, una grandissima esperienza, tanti pregi, tra cui quello di lasciar lavorare i vari presidenti di categoria, che non accade in tutte le realtà, ci dà molti consigli ed è un punto di riferimento non solo mio ma di ogni iscritto di Confartigianato.